De Marco e siamo in questo giardino segreto. Siamo a Campinola, l'unica targa sta interna, quindi segreto dell'anima. Come è nata questa idea, signor De Marco? Vabbè, questo era un vigneto fino a una trentina d'anni fa, poi è stato abbandonato per una quindicina di anni ed era diventato un bel giardino di rovi alti 4 metri. In 2-3 anni siamo riusciti a eliminare i rovi e abbiamo cominciato a piantare amatorialmente quello che l'animo ci suggeriva, a me, a mia moglie, a mio figlio, e quindi abbiamo cominciato a livellare le terrazze, a piantare tutto quello che ci siamo arrivati ad avere 1200 varietà di piante. 1200 varietà di piante. E cosa fanno le persone che arrivano qui, li portate in giro, gli spiegate? Arrivano qui solo se prenotano, perché il nostro è un giardino privato, non si paga un biglietto, se vogliono lasciare un contributo per qualche pianto, per un po' di concime, ma non. Però quello che ci interessa è la soddisfazione del nostro spirito, del nostro piacere di stare nella natura, quella che si chiama la green therapy. Quindi in questo contesto ambientale di Tramonti trovare un luogo così nelle quattro stagioni è veramente particolare. Bellissimo, qui siamo ancora all'inizio della primavera, ma già si cominciano a vedere, ecco, rose. Quante varietà ha detto? 300 varietà di rose, 300 varietà 25 di ortensie, 15 di menta, 10 varietà di glicini, che qui sarà uno spettacolo tra un mese, perché bisogna spostare i grappoli dei glicini per passare. E allora invitiamo tutti i lettori di Positiva News a venire in questo giardino segreto.